Con la firma dell'ordinanza speciale, la numero 1 del commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini, possono partire gli interventi di ricostruzione di tutte le strutture dell'Università di Camerino. Un'ordinanza con caratteristiche diverse rispetto a quelle finora emanate per le città, puntualmente spiegate dal commissario Legnini nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sala del rettorato dell'Università di Camerino. Ordinanza speciale, qual è, dove sta lo speciale? Perché è adottata in deroga alle norme che bloccavano il processo di ricostruzione, perché riguarda l'intera ricostruzione degli edifici appartenenti all'Università di Camerino, perché contiene numerose disposizioni appunto di supporto, accelerazione e poi finanziamento. Raddoppiamo le risorse a disposizione dell'Università, quelle che avevamo stanziato ammontavano a 19 milioni, quelle definitivamente accertate ammontano a 40 milioni di euro. L'Università di Camerino è nelle condizioni di ricostruire tutto in tempi ragionevoli. Questo adesso però dipende dall'Università di Camerino. I 600 cantieri di opere pubbliche previsti per quest'anno sono quelli che risultano dai cronoprogrammi che noi abbiamo chiesto con un'ordinanza ai soggetti attuatori, ai comuni innanzitutto, di produrci. È una previsione che, ripeto, ci proviene dalla valutazione che hanno fatto i soggetti attuatori, i quali si avvalgono delle norme di semplificazione introdotti, e io mi auguro che siano che la previsione venga puntualmente rispettata. Anzi, con le ordinanze speciali, come l'ordinanza Università di Camerino dimostra, noi andiamo oltre quelle previsioni. Perché ad esempio per l'Università di Camerino erano finanziate solo 3 interventi, con l'ordinanza speciale ne finanziamo 7 di interventi, quindi stiamo andando oltre. L'ordinanza riguarda tutta la ricostruzione di Unicam, comprende gli edifici crollati o danneggiati, come ad esempio Palazzo Ducale, Palazzo Battibocca, Collegio Granelli, Palazzo delle Esposte San Domenico e anche tutte quelle strutture in cui c'erano servizi, aule, laboratori e uffici non più utilizzabili dal 2016. Insomma, Unicam può procedere speditamente con una certa autonomia, visto che è anche soggetto attuatore, continuando ad essere protagonista principale dello sviluppo della città di Camerino e di questo territorio a supporto degli studenti e delle imprese. Rettore, l'ordinanza speciale numero 1 all'Università di Camerino. Subito attuabile, c'è un subcommissario, voi siete il soggetto attuatore, insomma non resta che partire con grande slancio. Partire con grande slancio. Essere l'ordinanza numero 1 è molto bello, devo dire che aumenta la responsabilità e il peso sulle nostre spalle. Non è facile per un rettore essere anche soggetto attuatore, lo dico, perché significa arricchire un lavoro già denso, che è quello di coordinare un ateneo di un carico amministrativo importante, imponente. Abbiamo dovuto dimostrare, per avere questa ordinanza, la capacità di gestire queste risorse importanti che il commissario ci assegna. Ma non possiamo fare diversamente. Non possiamo fare diversamente, dobbiamo cercare di lavorare perché questo territorio ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di questo territorio. Il territorio ha bisogno di noi, insieme potremo rappresentare una risorsa per il Paese e forse, come spero, per l'Europa tutta. Il Sindaco ha accennato al fatto che crisi economiche stanno attanagliando le nostre imprese, parliamo di delocalizzazioni, noi non ce ne andiamo. Noi siamo qua, continueremo a dare lavoro il più possibile alle persone che vivono in questi territori.
40 milioni di euro a disposizione di Unicam, 19 già stanziati, 21 previsti in questa ordinanza, per un totale di 7 strutture da rimettere in piedi e a disposizione di tutti, studenti, docenti, ricercatori, ma anche cittadini. Sindaco, un'ordinanza speciale che riguarda le strutture dell'Università di Camerino, in attesa di avere quella per la città, ma lei ha detto è un'ordinanza di tutti, di un territorio. Sì, mi piace pensare che questa ordinanza è un'ordinanza che riguarda l'università, ma l'università non è solo della città, l'università è della nostra provincia, ma è del nostro paese e di tutti i territori che comunque fanno riferimento a questo Ateneo. Quindi la ricostruzione degli edifici della nostra università significa in qualche modo la ricostruzione di un simbolo del territorio e significa anche la possibilità di riprendere un cammino che non si è interrotto ma che ha avuto delle difficoltà in questi anni. Anni caratterizzati appunto da un lento processo di ricostruzione. Oggi l'università l'ordinanza segna un passo fondamentale di accelerazione del processo di ricostruzione che porta con sé non solo la ricostruzione degli edifici, ma porta con sé anche l'occasione di creare le condizioni perché l'economia di questo territorio possa tornare a correre. Non possiamo non pensare alle realtà che a noi vicine che stanno soffrendo a causa della crisi economica. Faccio riferimento in particolare alla crisi dell'Elica che vede 400 posti di lavoro a rischio con l'indotto che porta con sé. Bene. Allora è importante che la ricostruzione del cratere, io parlo non solo quindi della città di Camerino, dell'università e dei comuni, ma la ricostruzione del cratere sismico significa poter creare opportunità di lavoro, opportunità di poter essere reimpiegati e questo è il nostro dovere, il dovere della politica, il dovere delle istituzioni. Ricostruire sì, ma garantire anche, assicurare anche a tutti i cittadini la possibilità di vivere dignitosamente. Allora la ricostruzione deve essere un'opportunità di ricostruire gli edifici, ma un'opportunità anche di crescere, di garanzia per le nostre famiglie. Al tavolo della firma dell'ordinanza anche Graziano Leoni, prorettore vicario di Unicam con delega alla ricostruzione. Il nuovo subcommissario, l'ingegner Loffredo e poi l'assessore con delega alla ricostruzione della Regione Marche, Guido Castelli. Sì, la Regione Marche ha fortemente voluto che fosse proprio dedicata all'Università di Camerino la prima ordinanza che dimostra che la burocrazia non è insuperabile e che se si mettono insieme voleri, volontà e capacità operative è possibile raggiungere delle soluzioni che inauguriamo proprio a Camerino. È la prima ordinanza che sulla base di quelli che sono stati poteri speciali riconosciuti al commissario le regioni del centro Italia hanno voluto confezionare. Ora si tratta di passare alla fase operativa, ma come è stato detto non ci sono più alibi per nessuno. Ora possiamo realizzare e ridare all'Università di Camerino quel prestigio che merita. Assessore, un cambio di passo, le risorse ci sono, adesso bisogna arrivare a destinazione. Sì, il Presidente Acquaroli quando mi ha assegnato questa delega mi ha chiesto subito insomma, di mettere tutto me stesso e con la massima energia e capacità di pensiero su questo tema. La nuova giunta regionale crede molto nella possibilità di ricostruire presto e bene e lo sta facendo credendo anche nella necessità di ascoltare sindaci, territorio, ricetta questa che sarà utile anche per il secondo pezzo del problema, perché alla ricostruzione fisica si aggiunge la rigenerazione sociale ed economica. Da questo punto di vista la buona notizia è che il recovery plan contiene poco meno di 2 miliardi proprio per riattivare quella che è la vitalità economica in assenza delle quali non ha avrebbe significato ricostruire le case, perché rifare le case senza che nessuno le abiti sarebbe veramente una condanna che le Marche e il centro Italia non meritano. Quindi da questo punto di vista bisogna ora concentrarsi sui progetti concreti perché le risorse ci sono, le scuse sono finite, si tratta di mettere insieme i progetti e le volontà. La Regione c'è, il Presidente Acquaroli non passa un giorno senza che mi chieda sempre notizie e aggiornamenti
sulla varietà di istruzione che è partita. I dati, i numeri, la matematica non può ingannare nessuno. Nei primi tre mesi del 2021, grazie anche al direttore dell'USR Stefano Babini, sono stati emessi decreti in numero triplo rispetto al corrispondente periodo del 2020. Questo è un dato su cui nessuno può porre dei dubbi, vuol dire che ci siamo, stiamo lavorando e stiamo con i piedi per terra, perché poi chiaramente ci sono delle avvisaglie che dobbiamo anche preventivamente governare. Ad esempio, i prezzi stanno aumentando delle materie prime e quindi cominciano a esserci dei presagi che dovranno essere tenuti in considerazione, perché i quadri economici finanziari si basano su prezziari che non tengono conto di questo aumento di prezzi. Poi c'è il problema delle imprese, perché c'è il super bonus, c'è la ricostruzione. Comincia a essere difficile trovare l'impresa e i manovali, perché ringraziando Dio c'è tanto lavoro per tutti. C'è il problema delle macerie. Insomma, quello che voglio dire è che senza fretta ma senza sosta dobbiamo sempre premunirci per controllare quelli che possono essere gli imprevisti che potrebbero creare dei problemi. Però la squadra è buona e credo che anche gli imprevisti saranno governati.